Salve, sto andando ad una fiera, sono qui in autostrada, sembra che ci sia qualcosa di interessante da vedere, vedremo di fare qualche filmato. Salve, abbiamo parlato in un video di che cos'è il campo magnetico e il fatto che il campo magnetico di per sé non produce elettricità, la può produrre tramite una variazione. Quindi un campo elettromagnetico magnetico che varia nel tempo, noi sappiamo che può creare delle correnti. In particolare qui vediamo per esempio degli oggetti che sono degli espositori, che sono sospesi nel vuoto tramite un campo magnetico, che ruotano attraverso la variazione del campo elettromagnetico, come ruotano per esempio le lavatrici, i cestelli della lavatrice, hanno un motore magnetico. E con la variazione della polarità della corrente il cestello gira. Possiamo anche vedere come funziona l'induzione elettromagnetica. Possiamo creare dalla base, per esempio, un campo elettromagnetico variante. In questa maniera, dentro questo oggetto si può raccogliere tramite un circuito la variazione di campo elettromagnetico e quindi provocare una corrente elettrica vera e propria che può alimentare per esempio una luce, come si può vedere, una piccola luce che cambia colore nel tempo. Noi abbiamo già esperienza di induzione elettromagnetica di questo tipo, per esempio con le radio, con la televisione. Un campo elettromagnetico che noi conosciamo, cioè le onde radio famose, che provocano all'interno della nostra radio una debole corrente elettrica, che noi chiamiamo normalmente segnale, che poi viene amplificato e noi possiamo ascoltare attraverso gli amplificatori.